e sono andato al comune di Vienna, io, a parlare con 800 austriaci con l'auricolare, col traduttore simultaneo. Lo capisci che finta che ho fatto io? Facevo una battuta, dovevo aspettare un minuto e mezzo. Sono stato lì 6 ore e un quarto, non lo so. Allora, quali? Queste sono le nostre stelle. Sono come muoversi. Muoversi attraverso la rete. C'è gente che fa il pendolare, prende la macchina, va a lavorare a 50 km per sedersi davanti a un PC. Noi dobbiamo avere il teletrasporto delle idee, la rete. Quindi una stella è rete, l'accesso alla rete libero e gratuito. L'accesso alla rete libero e gratuito. L'accesso alla conoscenza, poi paghi i servizi che trovi. In 3.000 comuni su 8.500 non c'è la DSL, a volte non prende neanche il telefonino, e vogliamo fare inceneritori per cosa? Biomasse. Arrivo dal Piemonte. Arrivo dal Piemonte, ho fatto una legge così, senza dire niente a nessuno, che possono disboscare tutti i boschi del Piemonte per bruciarli e fare biomassa. Quando tutti sanno che le biomasse è una finta, sono di nuovo inceneritori. È la politica dell'inceneritore, la politica vecchia di fare una cosa, progettarla per essere un rifiuto, e poi dal rifiuto bruciarla per fare energia. Il giro è quello, come se scomparisse tutto. Sono malati di mente. Sono malati di mente, non sono neanche disonesti, sono oltre. Hanno 70 anni, se ne battono i coglioni progettare un futuro che loro non vedranno mai. La mobilità, car sharing, piste ciclabili, qualità della vita. E allora, democrazia dal basso significa che per qualsiasi cosa si costruisce o si faccia in questa città, in questa regione, devono deciderlo i cittadini con referendum dal basso, propositivi senza quorum. Questa è la bilanci partecipativi, siamo noi che decidiamo se farci un cazzo di inceneritore in mezzo al formaggio. Siamo noi! Bravo! E allora, questo movimento fa talmente successo che mi hanno chiamato all'estero, mi hanno invitato all'Università di Oxford, io. Cioè, mi hanno chiamato perché la corruzione ormai è da tutte le parti. E allora mi hanno invitato a questa università di Harry Potter, sai? Pensavo che da un momento all'altro volassero tutti. A spiegargli di stare attenti. E spiegare che voi ci prendete per il culo, gli italiani, capito? Ci prendono per il culo, ci dicono, italiani, si mettono a ridere, Berlusconi, quando Berlusconi è già morto. Nelle 5 mafie più potenti del mondo, 3 sono italiane. La 'Ndrangheta fattura 130 miliardi di euro, tra cui più della metà in Emilia-Romagna, da 10 anni, voi non lo neanche sapete. È il più grande imprenditore immobiliare del mondo. Ecco dove vanno a finire i grandi lavori. Questa gente qua parla di lavoro, lavoro con le grandi opere, ma le grandi opere le fanno a debito. A debito, vuol dire che il debito lo paghiamo noi, non i finti capitalisti con le pezze nel culo che non tirano fuori una lira, se no indebitando il mondo. Hanno spolpato questo paese, sono 100 imprenditori, sempre quelli. È l'ora di mandarli a casa, decidiamo noi cosa fare e cosa non fare. Mi guardate così, come dire. Lui mi dice, dai, vai, che io. Vai, dai, digliele due, tre. Io vedo come va. Poi c'è quello che guarda e dice, tanto è inutile. Abbiamo già, guardate che stiamo crescendo in una maniera pazzesca. Ce la facciamo, sì. Ne basta uno che entri dentro. Io sono andato a spiegare agli inglesi, mi hanno invitato cioè gli filmati, poi li vedete, li metto in rete, li stiamo montando. Il ministro dell'energia mi invita al Parlamento inglese di Londra. Vado dentro, pensavo, e mi parla a me, mi chiede. E poi alla fine di mezz'ora di colloquio mi dice una frase che sono rimasto
mi dice, potrei, senti, scusi signor Ghillo, potrei abusare ancora 5 minuti del suo prezioso tempo? Cioè, mi sta prendendo per il culo. Allora gli ho detto, no, 5 non ce l'ho, 3. E mi ha detto, ah, va bene 3. Cioè, perché hanno un senso dell'umorismo. Siamo usciti, dopo questo meraviglioso colloquio, siamo usciti, lei ha preso la bicicletta, una signora, ha preso la bicicletta, mi ha detto, goodbye, vado a farmi la spesa. È andata a fare la spesa con la bicicletta. Siamo distanti anni luce con questa gente qua. Non c'è un politico che venga in mezzo a voi perché hanno paura. Vengono con la scorta, macchine blindate, esercito, antisommossa. Un politico ha paura di voi, è un politico morto. E noi contaminiamo. Altro che Grecia, la Grecia è fallita, noi abbiamo 4 volte il debito della Grecia, 4 volte, tutti, i premi Nobel dell'economia stanno dicendo il problema dell'Unione Europea non è la Grecia, è l'Italia, abbiamo quasi 1.800 miliardi di debito e l'anno scorso 2009 è aumentato di 130 miliardi, vuol dire che il debito aumenta di 1 miliardo ogni 2 giorni, 2 giorni e mezzo. E chi lo paga l'interesse sul debito? Lo paghiamo noi. Non metteremo mai le mani nelle tasche degli italiani. Cazzo, stanno tirando via le minime, le pensioni a 10 euro, a 15 euro. Stanno alzando le tasse indirette. Stanno aumentando la benzina, l'energia. Stanno abbassando gli stipendi. E non metti le mani nelle tasche, per forza devi metterle. E sono vermi, sono veramente vermi. Non hanno il coraggio di dirvelo in faccia. Hanno il coraggio di dirvelo che questo paese se n'è andato. Basta andare, io giro col camper, ma giro tutta l'Italia, tutte le aziende mezze chiuse, 1/3 delle imprese chiuse, tutte le multinazionali sono andate via, ci siamo giocati la chimica, l'informatica, l'automobile, non abbiamo più niente, abbiamo il debito, il grande debito che aumenta. I grandi lavori servono per quello, per aumentare il debito e aumentare la criminalità. Perché ormai è quella, c'è la criminalità 2.0, cari signori, non c'è più l'andrangheta che diceva manco le cane qua, finiamo tutto a croco. No, l'andrangheta parla inglese, ha dei master. La mafia oggi non è più la mafia che pensate voi, la mafia è stata corrotta dall'interno, dalla politica e dalla finanza. E allora ecco che il primo ministro greco dice dobbiamo fare come il primo ministro delle finanze, come il ministro delle finanze italiano, Tremonti. Dice dobbiamo fare come lui, dobbiamo fare anche noi lo scudo fiscale. Lo scudo fiscale, hai capito? Ci copiano lo scudo fiscale, la più grande rapina di democrazia che abbiamo mai fatto questo paese. Dove hanno riciclato, abbiamo ripulito soldi di mafia, di corruzione, col 5% anonimo, fallo nominativo e il 20%, come hanno fatto negli Stati Uniti, non anonimo al 5%. E allora sai che cos'è? Questo è il mercato, il famoso Brunetta, quell'iPod nano lì, Brunetta, che non è nano, è distante. Brunetta che dice che bisognerebbe cambiare l'articolo 1 della Costituzione, la Repubblica è fondata sul lavoro, l'Italia non è una Repubblica fondata sul lavoro, dice Brunetta, è fondata sul mercato, bisognerebbe il mercato, dov'è il mercato? Qual è la legge della domanda e dell'offerta in Italia quando il mercato sono sempre quelle 100 famiglie che si spartiscono tutto? Qual è il mercato? Che diamo in concessione le strade, diamo in concessione l'energia, le telecomunicazioni, le ferrovie. Fanno il good ferrovie, la good Italy e la bad Italy, come hanno fatto con l'Italia, faranno con le ferrovie e lo faranno col nostro paese. Noi saremo good Italy e bad Italy. Dio mio. E allora dice libero mercato. E allora che cosa succede quando tu lavori e il tuo concorrente del tuo settore si ripulisce i soldi col 5%? Mentre tu hai lavorato sempre bene, hai fatto la persona per bene, ci hai pagato il 50% di interesse, puoi avere concorrenza con quello, non ce l'avrai mai concorrenza. Che cosa fai? Che le persone oneste spariscono, diventano disoneste e sono incitamenti alla disonestà. E allora a queste persone bisogna immediatamente mandarle a casa tutti insieme. E come si fa? Se non c'era la rete io non sarei stato qua.
È la rete la chiave di volta, è la rete. Se tu metti uno di questi, è chiaro che Giovanni non diventerà presidente della regione. Io spero con tutto il cuore, ma non abbiamo i mezzi, non abbiamo gli spazi.